Diana Bracco's tenure as its chairman and CEO, the Bracco Group has expanded operations to 90 countries. In 2010, she created the Bracco Foundation, which in the spirit of her family's legacy, is charged with the mission of promoting innovative scientific projects. Tonight, we honor Diana Bracco with the NIAC Special Achievement Award in Philanthropy. Un'Italia che parte sempre da piccole storie di famiglie e diventa un'Italia grande. Vorrei tornare indietro un po' nella storia della sua famiglia. Fulvio Bracco arriva a Milano e parte con una piccola impresa di con 5 persone. Certo, un'impresa che fa la parte commerciale dei farmaci della Merck tedesca allora e che poi cresce attraverso vicissitudini molto forti, perché c'è per esempio questa interruzione dovuta alla guerra che praticamente fa cessare l'attività e possiamo riprenderla solo dopo. Mio padre nel dopoguerra riesce a trovare altri rapporti internazionali e lì c'è la grande cambiamento, cioè quando lui decide voglio fare una fabbrica da capo a piedi, allora comincia con la produzione e poi con la ricerca. La ricerca è un investimento per il futuro, un investimento costante e un investimento sempre a rischio. Noi siamo stati a un certo punto premiati, abbiamo avuto veramente un prodotto che è stato un breakthrough nella nostra settore di riferimento e su quello abbiamo costruito l'internazionalizzazione. Ero entrata io e questa è stata poi la mia passione. Adesso siamo un'azienda globale. Ladies and gentlemen, tonight's recipient of the NIAF Special Achievement Award in Philanthropy, Mrs. Diana Bracco. Sta partendo con qualcosa di molto importante, in cui avrà un ruolo fondamentale, con la presenza dell'Expo Milano. L'Expo è proprio un evento che non possiamo perdere, un evento a cui dobbiamo agganciarci con tutte le nostre attività in modo da dare alla nostra Italia due grandi successi. Uno, senz'altro, quello di muovere il tema del turismo, e l'altro quello di muovere la internazionalizzazione delle filiere agroalimentari che ancora non sono alla ribalta del mondo. L'Italia, il paese della dieta mediterranea, guarda al mondo, no? Lo slogan è Feeding the Planet, Energy for Life. Si innescano moltissimi temi, perché da un lato c'è la sicurezza alimentare, dall'altro c'è la sicurezza di avere cibo sufficiente. Poi ci sono anche grandi temi che stiamo dibattendo e ai quali daremo ospitalità, cioè noi non vogliamo uscire come Expo Milano con una unidirezionale visione. Noi vogliamo invece albergare i pensieri di tutti e vedere, dare poi degli spunti anche ai diversi paesi, perché poi i paesi hanno tutti una loro identità diversa e quindi noi di questo dobbiamo tenere conto. Please allow me to take this moment to warmly invite you to the next Universal Exhibition Expo Milan 2015. The plea I make is simple, comes from the heart. Bring your children and grandchildren to Italy in 2015 so that they may experience an unforgettable event. Cosa vuol dire per lei questa onorificenza questa sera da questo mondo italo-americano, un mondo importante, la più grossa associazione italo-americana? Lei ha prima citato la venuta di mio nonno e di mio padre a Milano. Loro sono venuti da un piccolo paese che è Neresine in Dalmazia. Io ci sono stata anni fa e sono proprio case piccoline
Io sono rimasta molto colpita perché partire da lì e fare una grande crescita vuol dire essere pieni di volontà, senz'altro, anche di intelligenza, poi ci vuole la fortuna, un complesso di cose che poi ti può portare al successo. Secondo me questi italo-americani sono l'immagine di questo tipo di crescita. Sono certa che se si riuscisse a intensificare i rapporti fra comunità italoamericana e l'Italia, ci sarebbe solo da imparare e da scambiare esperienze e forze. You represent the creative and enterprising Italy that we want. For this, you should be proud. We are certainly proud of you. Thank you.